Benvenuti su Fisio Social. Il video di oggi è un allenamento estivo, visto che l'estate sta arrivando. È un allenamento che va bene per tutti coloro che vogliono cominciare a diminuire la rigidità nei vari macrodistretti del corpo. Ti ricordo che nel fare questi esercizi non devi sentire dolore forte. Se capita di sentire dolore forte, il mio consiglio è o di saltare all'esercizio successivo o di diminuire un pochino l'intensità dell'esercizio. Si tratta di un allenamento di 12 minuti. Se vuoi scoprire di più su tutte quelle che sono le nostre iniziative, puoi andare al link qua sotto, oppure se vuoi leggere i nostri articoli vai sul nostro sito fisiosocial.it. Io sono Francesco Lanzini, sono un fisioterapista e il mio lavoro è di aiutare tutti i giorni le persone a vincere i dolori muscoloscheletrici tramite le visite nel nostro studio e anche tramite le nostre consulenze online. Ora, quindi, maglietta, pantaloncini, non servono particolari attrezzi e partiamo. Partiamo con l'allenamento, faccio partire il timer. Abbiamo 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa. Partiamo con lateroflessione del collo, spalle basse. Lento da un lato e dall'altro. Vado. L'importante è non andare in apnea nel fare questi esercizi. Le spalle sono basse e cerchiamo di non ruotare il capo, ma solo inclinare. Ok, molto bene. Secondo esercizio sempre per il collo. Questa volta andiamo invece a fare una rotazione. Quindi ruoto da un lato e poi dall'altro, quindi andremo a partire dalla parte più alta del corpo a quella inferiore. Facciamo prima un po' di allungamento e poi ci saranno alcuni esercizi di contrazione. Quindi vado e ruoto da un lato e dall'altro. Chi sente dolore non salta l'esercizio successivo, ma si ferma un po' prima, cioè se io qua mi sento dolore mi fermo un po' prima e ritorno, faccio l'arco di movimento che mi è permesso. Se per caso dovesse capitare di sentire dei formicolii, giramenti di testa, sensazioni strane nel fare questi esercizi, mi fermo. Ricordo comunque che questi esercizi del collo vanno fatti lentamente, perché comunque si tratta di una zona abbastanza delicata. Ok, prossimo esercizio è un esercizio globale di mobilizzazione della schiena, è quello del gatto e del cammello. Quindi preparatevi in questa posizione e quello che dobbiamo fare è andare a inarcare da un lato e dall'altro. Andiamo a lavorare soprattutto con la schiena. Pronti? Via! 1. Vado in arco in avanti e allungo bene quando vado in su. Vado. Quando in arco sento che si contraggono bene i muscoli della schiena. Molto bene, molto bene. Prossimo esercizio è un esercizio sempre per l'allungamento della schiena e andiamo a fare l'esercizio della flessione anteriore. Vado e ritorno. Chi vuole può farlo anche appoggiandosi ad un muro e va a portarsi in avanti. Quindi partiamo. Vado, allungo bene e ritorno. Chi ha rigidità sentirà un po' di tensione a questo livello. Questi esercizi, ripeto, che sono fatti per essere fatti lentamente, così diamo tempo ai nostri muscoli di allungarsi per bene. Nel frattempo ti ricordo che se sei una persona parecchio rigida e vuoi intraprendere un percorso personalizzato, puoi andare a vedere il nostro sito, perché negli ultimi anni abbiamo aiutato centinaia di persone dal vivo online a vincere rigidità, dolori e problemi muscoloscheletrici. Molto bene,
Il prossimo esercizio è l'esercizio dello stretching dinamico degli ischio crurali, quindi pancia in su e vado a fare questo movimento, ok? Vado verso l'alto, arrivo fino a dove riesco, ai 20 secondi faremo un bel cambio, cambio, vado, allungo bene fino a dove riesco senza sentire il dolore e via. Cerchiamo di non portare troppo in alto l'anca, eh? Molto bene, molto bene. Il prossimo esercizio è un esercizio di allungamento sempre dinamico ed è l'esercizio dell'allungamento del quadrato dei lombi. Quindi ti invito a metterti di nuovo sdraiato, mi metto di qui così si vede meglio, vado a portare ginocchia belle alzate e vado da un lato e dall'altro, qui vado un po' di meno perché ho il microfono, da un lato e dall'altro, da un lato e dall'altro. Più porto verso l'alto, più avrò modo di andare a allungare il mio quadrato dei lombi e anche un po' i muscoli della lombare, cioè bassa schiena in generale. Riposo, riposo. Ok? Molto, molto bene. Il prossimo esercizio è un esercizio di allungamento dei glutei. Quindi faremo 20 secondi di allungamento da un lato, 20 secondi dall'altro. Vado, porto verso l'alto. Mantengo, sento una bella tensione. Chi vuole fare una variante può anche provare a portare la gamba verso l'interno. Ok? Cambio, sono dimenticato. Bel allungamento dei glutei. Ok, molto bene. Prossimo esercizio è una mobilizzazione delle caviglie. Quindi andrò a fare una rotazione esterna e una rotazione interna. Quindi vado a spingerle tutte e due verso fuori e tutte e due verso dentro. Vado fuori e dentro. Fuori e dentro. Fuori e dentro. Fuori e torno. Molto bene. Andiamo a mobilizzare bene le caviglie. Ok, il prossimo esercizio è un esercizio di rinforzo del collo, quindi ti invito ad andare a metterti contro ad un muro, come sono io. Quello che dobbiamo fare è andare a spingere un pochino indietro il capo, di modo da attivare i muscoli stabilizzatori del collo. Quindi quello che devo fare è mi metto vicino al muro, cerco di tenere anche le spalle belle vicino al muro, spingo, tengo 1-2 secondi e mollo. È una contrazione isometrica, la mia testa spinge posteriormente. Vado e lascio. Serve anche per contrastare quella postura un po' in avanti che molte persone ormai hanno per via dei telefoni e così via. Vado, torno, vado, torno, vado e torno. Molto bene, molto bene. Ok. Abbiamo ancora tre esercizi che saranno esercizi
sempre un po' di rinforzo. Quindi il prossimo è l'esercizio dell'angelo al muro, quindi chi non lo conosce, mi vado a mettere con la testa sempre in questa posizione e vado a portare le braccia in apertura e poi a questo punto vado verso l'alto. Tanti di voi non riusciranno a farlo in questo modo, ognuno arriva al punto che riesce a raggiungere ovviamente. Vado. Chi fa fatica ad attaccare le mani al muro può arrivare un pochino davanti, cioè così va comunque bene. Vado. Torno. Vado. Torno. Vado. Torno. Vado. Torno. Molto bene, molto molto bene. Prossimi esercizi, esercizio di rinforzo, come dicevo, è il plank. Quindi, per chi è alle prime armi lo può fare con le ginocchia appoggiate, con il sedere non troppo in alto. Per tutti gli altri, appoggio sui piedi. Via. Contraiamo bene l'addome e contraiamo anche i glutei. Questo è bello tosto, un bel rinforzo della schiena. Dai che abbiamo quasi finito, tenete duro. E poi il vostro fisico ringrazierà dell'investimento di tempo fatto negli esercizi. E domani avrete ancora voglia di farli. Almeno questo succede molto spesso. Quando le persone provano a fare gli esercizi, stanno meglio e poi gli viene sempre più voglia di farli. Così succede a me e così succede a tanti dei miei pazienti. Ok, riposo. Siamo arrivati all'ultimo squat isometrico. Quindi ci si mette in questa posizione e si mantiene per 40 secondi. Più si sta in alto, più l'esercizio diviene facile, più si sta in basso, più l'esercizio è difficile. Teniamo. Tenete bene. Cerco sempre di non andare in apnea, ma di continuare a respirare. Manteniamo, ci siamo quasi. Ok. Quasi fatto, in realtà noi abbiamo fatto, bene, finito, siete stati bravissimi, allenamento terminato, spero che questa routine di allungamento ti sia piaciuta e spero che possa accompagnarti in quest'estate per riuscire a tenere un pochino sotto controllo le rigidità muscolari. Ti ricordo che se vuoi essere seguito personalmente da me o da Klaus, puoi andare a visionare il nostro sito fisiosocial.it, richiederci una consulenza o leggere anche uno dei numerosi articoli che ci sono. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciarmi un bel like e iscriverti al canale. Se sei arrivato fino a qui, ti è piaciuto, immagino. Quindi iscriviti e ci vediamo nel prossimo video.